Dalla centrale Luce Verde in collaborazione con la Regione Lazio e l'ACI, buon pomeriggio da Sonia Cerquetani. Come abbiamo già segnalato nei precedenti aggiornamenti, il maltempo sta ancora interessando un po' tutta la nostra regione, con piogge anche di forte intensità. Raccomandiamo pertanto una guida prudente, adeguando la velocità alle condizioni della strada. Proprio a causa delle forti piogge e conseguenti allagamenti, si sono formate code lungo la via Appia, lunghe code tra frattocchie e raccordo anulare nelle due direzioni. Inagibile l'ingresso a Ciampino dal sottopasso altezza sorgente Appia. In zona si è anche verificato un incidente nei pressi della galleria per l'aeroporto di Ciampino. Ed a causa del traffico congestionato sulla via Appia su via di Fioranello, si sta in coda da via Appia Antica a via Tor di Sasso. Altre code sul via dei Laghi nei pressi di Ciampino nelle due direzioni. E disagi per allagamenti sulla diramazione Roma Sud della A1. Rallentamenti e code all'altezza del raccordo anulare in entrata in città. Inevitabili difficoltà di transito per allagamenti anche sul raccordo anulare. In carreggiata esterna lunghe code tra l'autostrada per Fiumicino e Ciampino. In questo tratto c'è un restringimento di carreggiata all'altezza di Ciampino. Inoltre si registrano forti difficoltà per immettersi sull'Appia. Disagi anche in carreggiata interna del raccordo, rallentamenti e code per traffico tra lo svincolo ospedale Sant'Andrea e quello per la Salaria e tra la centrale del latte e lo svincolo A24 Roma Teramo e per allagamenti tra Roma Sud ed Appia. Segnaliamo poi che a seguito dei danni causati dal maltempo in via Casilina all'altezza di Tor Bella Monaca sono possibili ritardi e deviazioni delle linee bus di zona. Torniamo al traffico sulla Pontina, code per incidente verso la tra via di Decima e Pratica di Mare. Code ma per traffico anche verso Roma nello stesso tratto. E per ora è tutto, al prossimo aggiornamento.